nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi affrontati dall'Assemblea Toscana. In primo piano la giornata della donna, le celebrazioni ci sono state ovviamente in tutta la regione, ma un evento è stato organizzato dal Consiglio regionale in Palazzo Bastoggi, dove sono state premiate 11 storie di successo e di grande esperienza nel mondo del lavoro e non solo, tutte al femminile. Vediamo. 11 storie, esperienze ed eccellenze al femminile premiate nella sala delle feste di Palazzo Bastoggi in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'evento organizzato dal Consiglio regionale si è aperto con gli interventi del Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Antonio Mazzeo, e della Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Francesca Basanieri. Abbiamo deciso anche quest'anno di dare questi riconoscimenti a delle donne che nel loro campo, penso il campo sportivo, nel campo sociale, nel campo economico, nell'impresa ce l'hanno fatta. Donne che lanciano un messaggio di speranza ad altre donne. Noi viviamo un tempo assolutamente complesso, solamente nel 2024 in Toscana due casi di femminicidio. Noi dobbiamo costruire a partire da noi uomini le condizioni perché tutto questo non accada più, perché si riduca quel gender gap che esiste, perché le politiche della nostra regione siano politiche costruite attraverso gli occhi delle donne. E questo è l'impegno che noi dobbiamo avere e questo è il significato di questi premi. Un messaggio ad altre donne di provarci, perché questa regione è una regione che dà spazio, dà opportunità, e io vorrei che questo giorno, l'8 di marzo, che è il giorno dell'emancipazione femminile, delle tante lotte che le donne hanno portato avanti, spesso da sole, senza noi uomini, e invece noi dobbiamo essere lì, dobbiamo essere assolutamente al loro fianco, perché se noi costruiamo le condizioni per una parità vera di genere, noi lasceremo ai nostri figli un mondo migliore. Parliamo anche di argomenti trattati all'interno dell'aula di Palazzo del Pegaso, in particolare il tema dei porti in Toscana con la programmazione strategica che è ufficialmente al via. L'Assemblea Toscana ha dato il via libera agli indirizzi sul documento di programmazione strategica di sistema del Mar Tirreno settentrionale, finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'atto, approvato con 21 voti a favore e 10 astensioni, è stato illustrato all'Aula dalla Presidente della Commissione Territorio Ambiente, Lucia De Robertis. È la dimostrazione della qualità anche della proposta, dell'analisi che l'amministrazione regionale mette in campo anche nel rapporto, nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture. E questa, diciamo, speriamo sia anche una occasione per far sì che il Governo, il Ministero delle Infrastrutture, possa davvero passare dalle parole ai fatti. È un piano strategico che deve fare l'autorità portuale del Tirreno settentrionale per i maggiori porti, in modo particolare riguarda alcuni porti dell'Elba, ma soprattutto Livorno e Piombino, sia per le aree contigue alle aree portuali, sia per i canali viari e infrastrutturali principali, cioè ferroviari, nei confronti da e verso il porto rispetto all'interno della regione. È quindi un atto strategico che presenta una conoscenza abbastanza dettagliata del territorio, ma che non è immediatamente precettivo, cioè non stabilisce l'utilizzo dei suoli, ma che dovrà poi trovare attuazione attraverso i piani portuali e attraverso l'attività pianificatoria dei comuni. Un passo avanti comunque per portare la Toscana nel terzo millennio anche dal punto di vista dei collegamenti da e verso il mare. E a proposito di porti in Toscana, è arrivato l'ok dal Consiglio regionale al bilancio dell'autorità portuale per l'anno 2021, un'approvazione arrivata in ritardo che ha suscitato particolari polemiche all'interno dell'aula di Palazzo del Pegaso.
L'aula di Palazzo del Pegaso ha dato l'ok al bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale con 21 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Ad accendere il dibattito in consiglio regionale è stato in particolare il ritardo con cui si è arrivati all'approvazione. C'è assolutamente troppo ritardo e su questo dobbiamo lavorare, perché i bilanci devono essere portati nell'anno corrente, come è giusto e corretto che sia. Essendo un bilancio 2021, diciamo, non è in linea con gli interventi programmati che erano previsti anche nel nostro bilancio regionale, non solo dell'autorità. Ieri in aula ovviamente è venuto fuori il tema del porto di Viareggio, su cui la regione sta facendo importanti investimenti, penso 6 milioni sul sabbiodotto, ma non solo, c'è tutto il centro, il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. Un bilancio che arriva all'attenzione dell'aula nel 2024, quando si parla di un bilancio 2021 è ovvio che di per sé vale la motivazione della bocciatura del bilancio. Però è stato importante il dibattito perché a seguito dell'intervento proprio del Presidente Gianni, che ha ribadito l'importanza dell'autorità portuale regionale, tema sul quale anche noi del gruppo della Lega, sia a Viareggio sia qui in Consiglio regionale, sia un po' a tutti i livelli, abbiamo anche noi consapevolezza della strategicità di questo istituto, di questo ente, che porta tante risorse economiche a tutti i porti d'autorità, ma in particolar modo a Viareggio. Spazio anche all'arte, in mostra le opere di Emilio Vedova negli spazi restaurati di Palazzo Bastogi a Tigui, agli spazi ovviamente di Palazzo del Pegaso, quelli espositivi del Consiglio regionale. L'inaugurazione della mostra Tunnel Universo, con opere di Emilio Vedova, è stata l'occasione per presentare nuovi spazi espositivi del Consiglio regionale di Palazzo Bastogi, frutto di un attento lavoro di restauro. L'esposizione, che proseguirà fino al 21 di marzo, è la prima rassegna pubblica dedicata all'artista veneziano nella città di Firenze. È una versione diversa rispetto a una mostra che abbiamo già proposto, che qui si arricchisce di una serie di opere che vanno a completare un percorso di un artista che ha lavorato più di 60 anni. Siamo riusciti a recuperare opere che appartengono a tutti i decenni artistici di questo straordinario pittore. Siamo in una cornice storica importante, un palazzo che ha una personalità forte, quindi riuscire poi a creare un dialogo tra un artista che nei toni cromatici, nella materia, è molto esuberante, con un palazzo che ha una personalità fortissima, non è facile. Credo che ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato un taglio diverso alle solite mostre che magari si limitano a mettere i quadri in ordine cronologico, che abbiamo cercato di creare dei ponti invece tra decenni diversi, per fare in modo che opere che non sono mai state esposte e messe insieme creassero dei significati nuovi. Spesso le persone di fronte all'arte contemporanea hanno timore, quasi sono respinte dall'arte contemporanea e spesso non le capiscono, purtroppo, ma perché vanno sapute spiegare. La scelta del titolo è perché Vedova, con questi quadri che avete visto in mostra e vedrete in mostra, spero, vuole far entrare lo spettatore, il fruitore dell'opera, all'interno del proprio lavoro, del proprio disegno che ha ideato Vedova, e per questo Tunnel Universo, perché ognuno di noi, ogni fruitore, ogni persona può venire qua ad altezza occhio. La scelta curatoriale è stata proprio quella di mettere tutti i quadri ad un'altezza che lo spettatore possa entrare all'interno dell'universo, appunto, che aveva ideato Vedova, e quindi entrare in quel mondo che è la bellezza dell'arte di Emilio Vedova. E in tema di arte e di mostre, in Palazzo del Pegaso l'esposizione La poetica del colore di Mira Modus. È stata inaugurata negli spazi espositivi di Palazzo del Pegaso La poetica del colore, dedicata all'artista francese di origini serbe Mira Modus. La mostra, che sarà visitabile fino al 16 marzo, si concentra sulla ricerca pittorica dell'artista. Parole, lettere e segni svelati attraverso l'assemblaggio di colori che rimandano ai precursori dell'espressionismo e del fauvismo. Nel mia pittura io cerco da cosa spirituale nelle arti, e dopo sempre penso che cosa direbbe
non so, pittore di passato, per esempio, cosa direbbe Masaccio, cosa direbbe Piero della Francesca e così quando dipingo, perché questi sono precedenti che hanno portato la bellezza e bontà nel mondo. L'artista torna per la seconda volta in Italia a distanza di 2 anni per presentare una serie di quadri legati alla relazione tra arte, poesia e pittura. Questa relazione sta particolarmente a cuore all'artista che, oltre a sovrapporre alfabeti, segni e parole, ha una grande passione per la poesia internazionale che legge rigorosamente in lingua originale. Ogni suo atelier ha accanto al cavalletto un libro di poesia aperto. Per questa mostra nella città del Sommo Poeta, Miramodus ha realizzato un polittico dedicato a Dante Alighieri, specialmente al canto 11° del Purgatorio. E quindi un messaggio di speranza, un messaggio di grande umiltà che ci arriva da un artista che è cittadina del mondo e che espone le sue opere nei più grandi musei internazionali. Questi dunque erano tutti i principali temi trattati in questa puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento con la trasmissione su RTV 38 è per la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.